Grazie Presidente. Io ci tengo a rispondere subito al consigliere Politi. Sono contenta che non gli piacciono i criteri che ha citato, perché sono quelli del bando 2012 che è stato fatto durante mentre era sindaco Alemanno. Quindi sono molto contenta di questo. Poi, per rispondere alle colleghe firmatarie di questa mozione, l'amministrazione ha messo in campo tutte le possibilità che erano previste quando è stato effettuato lo sgombero di via Curtatone e poi le persone si sono riversate a piazza Santi Apostoli. E al di là delle enormi difficoltà nel censire queste persone e nel proporre le alternative, l'amministrazione non si è mai tirata indietro dalle prime ore dello sgombero fino a tutt'oggi e ancora stiamo collaborando per trovare una soluzione. Poi, se le colleghe vogliono dei dettagli più più esplicativi delle famiglie e di tutto quanto, hanno comunque a disposizione, forse non lo sanno da opposizione, anche lo strumento delle interrogazioni e possono chiedere agli assessori competenti tutti i dettagli dell'operazione. Comunque è molto interessante questa mozione, soprattutto nel chiederci una cosa che noi già stiamo facendo, cioè mettere in atto un piano complessivo e coerente per affrontare l'emergenza abitativa della città di Roma. Beh, noi lo stiamo facendo, ma anche grazie agli strumenti messi a disposizione per la Regione Lazio. Io direi dalla Regione Lazio. Purtroppo il problema sono proprio gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Lazio. Perché se noi andiamo a vedere che aiuti ci sta dando la Regione Lazio, quanto ce ne ha dati fino adesso, potremmo farci veramente quattro risate, partendo per esempio dal collegato alla finanziaria del 2016 dell'agosto, dove mettono mettono una clausola per cui le persone che hanno un reddito alto, che supera il reddito consentito per stare nelle case popolari, anziché avere la decadenza, possono avere un canone concordato, così noi le case popolari non le libereremo mai e persone che hanno parecchie decine di migliaia di euro di reddito continueranno a soffrire di una casa che in teoria dovrebbe essere data ai meno abbienti. Questo è uno dei grandi aiuti che ci dà la Regione Lazio. Ma vogliamo parlare nello specifico di questa mozione? Perché praticamente l'aiuto che ha dato la Regione Lazio è stato uno stabile che aveva bisogno di essere rimesso a posto, ha detto la Regione Lazio che se ne sarebbe fatto carico, ma di fatto i lavori ancora devono iniziare, quindi sarebbe il caso che magari una sbrigata e un'accelerata sulle politiche abitative non ce la dobbiamo dare noi, ma magari se la dà la Regione. Noi ci asserremo su questo documento. Grazie.